Radio 21 Aprile Web by Quidmelius Roma. Radio 21 Aprile Web nasce il 21 aprile del 2020 per continuare e ampliare il progetto Quidmelius Roma, nato principalmente su Instagram nell'agosto del 2019. La realtà è che ero stufa di sentir parlare di Roma, la mia città di adozione, come se si fosse trattato del Bronx. Come cioè se tutto quello che c'è a Roma dovesse essere per forza ridotto alle buche, ai topi, alla monnezza. Così ho aperto l'account Instagram Quidmelius Roma 2019, appunto nell'agosto del 2019, con l'intenzione di pubblicare le fotografie che facevo girando per la mia amata città. Ho così collegato l'account Instagram al mio sito www.giovannabernarecci.org e aperto una pagina Facebook che si chiama Quidmelius Roma e poi un'altra che si chiama Radio 21 Aprile Web. Ah, e poi esiste anche un canale YouTube con il mio nome, Giovanna Vernarecci, in fase di ristrutturazione, soprattutto in vista del nuovo format di Radio 21 Aprile, che vuole diventare sempre più una visual radio. 21 Aprile Web ha attualmente due colonne. Una sono io, Giovanna Vernarecci, la creativa, e l'altra è Eleonora Buslacchi, che ora si presenta. Sono Eleonora Buslacchi e sono un architetto paesaggista, sono di Genova. Al momento mi occupo principalmente della parte grafica per il progetto di Radio 21 Aprile Web, legato al profilo Instagram Quidmelius Roma 2019. Ci stiamo preparando per allargare il progetto anche a Genova e non solo, in tutta la Liguria. Per ora non abbiamo ancora una suddivisione di compiti. Portare avanti la radio è davvero una cosa molto complicata, con migliaia di cose da fare, ed entrambe facciamo un po' tutto di tutto. Ma cosa facciamo a Radio 21 Aprile Web? Beh, principalmente amiamo il posto dove viviamo e le persone che ci vivono. L'idea, insomma, è quella di raccogliere storie di Roma e su Roma, e a breve anche di Genova e su Genova, e renderle disponibili con filmati, fotografie e podcast. E perché no, ogni tanto qualche articolo di approfondimento. Abbiamo già da tempo una collaborazione con Silvia Fiorelli, account Instagram @eromanirome, che è una guida turistica ufficiale autorizzata, vive a Roma e una volta al mese ci porta con il suo podcast in giro per la città più bella del mondo, per i suoi musei e i suoi dintorni, con informazioni che sono sempre precise e interessanti. È poi da poco iniziata la collaborazione con Tatiana Rafficone del progetto TUI, The Unusual Italy, una collaborazione che è fatta di podcast incrociati e scambio di informazioni, con questa bella idea di Tatiana che è preparare una guida interattiva per i luoghi più insoliti della nostra bella Italia. Ma Radio 21 Aprile si occupa anche di arte, di street art, con interviste, filmati, approfondimenti. È appena iniziata la rubrica mensile A noi ci piace de magnà e beve, dove raccogliamo ricette e spunti e suggerimenti anche per cosa bere, oltre che cosa mangiare, nella meravigliosa cucina laziale. Parliamo di musica, abbiamo intervistato la scuola di musica del Testaccio e a breve inizierà la rubrica Tanto per cantà, appunto sul mondo musicale di Roma, di teatro, attori, autori, registi, scrittori di ieri e di oggi. Infatti un'altra collaborazione storica ormai è quella con Stefano De Stefani, autore, attore e regista, che periodicamente ci legge qualche poesia di Trilussa, ma anche di altri poeti romani. Poi raccogliamo interviste e idee che riguardano l'archeologia, che riguardano la storia, la fotografia e poi, soprattutto, storie di Roma e su Roma. Insomma, tantissima Roma e non solo, e una fucina di idee per raccontarla. Seguiteci, non ve ne pentirete, perché Roma è una favola e conoscerla meglio uno stile di vita. Ciao, state bene per favore e dai, che ce la famo.